Non è bello vedere oggi, lo dice uno dell'opposizione, dovrei essere contento, ma non è bello vedere litigare due assessori, insomma, no? L'assessore Lodi, che dovrebbe essere la titolare degli impianti sportivi, e dire no, che è colpa di Rossi perché lui, come responsabile della cultura, dei concerti, doveva occuparsi delle cose. Significa che in quella giunta non solo non sono capaci di fare le cose perché, ma come si fa a mettere un concerto? Che probabilmente andrò a vedere anche perché era quando ero giovane, Max Pezzali, no? Piace, È della nostra no? È generazione un vero, è pochino, vero. insomma, no? Ma come si fa a metterlo in uno dei giorni in cui ci potrebbero essere i playoff della Triestina? Cioè, come facciamo ad aiutare una squadra che per fortuna adesso ha una proprietà, che ha investito, che ha fatto una bella squadra, finalmente abbiamo dei signori giocatori, ma insomma, come si fa? Come fa un comune a occupare già quello stadio in una data in cui ci sono i playoff? Sto ricevendo delle telefonate preoccupatissime dalle famiglie che hanno un inizio di anno scolastico a singhiozzo, ma anche qui vediamo una gestione del personale disastrosa. Io sono intervenuto intanto perché questo comune sta lavorando, aveva detto di no, ma sta lavorando nella direzione della cosiddetta esternalizzazione. Cosa vuol dire? Che non ci sono più i dipendenti del comune, ma si prendono poi da fuori le cooperative, le cose. E addirittura in risiera. Cioè, uno dei fiori all'occhiello, uno dei luoghi in cui i turisti ormai hanno imparato a venire, viene spostato e viene dato, tra l'altro, a quell'appalto di Europromos, che è quella società vicina all'assessore regionale Bini, abbiamo detto mille volte che dovrebbe decidere se fare il dirigente, guadagna 30.000 euro al mese, ecco, voglio ricordarlo, per fare il dirigente di quella società.